Nessuna voglia di cucinare, non sai cosa preparare per cena? Oggi ti mostro una ricetta veramente shue shue, facile facile. Con 3 uova, sale, pepe, peperoncino, io abbondo, non ci fare caso, ma a me piace, parmigiano grattugiato, circa un cucchiaio, tanto poi dopo ne andremo ad aggiungere altro, e sbattiamo. Questo sformato di pancarré si realizza veramente in pochi minuti e trovo che sia anche una bella idea per Natale. Ti basterà porzionarlo in delle fettine e servirlo. Latte. E diciamo che il più del lavoro è stato fatto. Adesso prendiamo una teglia, la ungiamo con dell'olio. Prendiamo una fetta di pancarré e la imbeviamo letteralmente nel composto di uova e latte. Prendiamo poi del salmone affumicato oppure del prosciutto cotto. Questa è una variante di sformato, ne conosco anche un'altra e prossimamente, se vuoi, pubblicherò anche la ricetta. Però quella volta ci metterò il prosciutto, così ti faccio vedere entrambe le versioni. Mozzarella. E nuovamente parmigiano, che con il pesce si pensa che non ci stia bene, invece non è così, perché il parmigiano ha un gusto leggero. Altro pane, e questa la dividiamo a metà, così riempiamo tutta la teglia. Praticamente si tratta di fare degli strati. E questo è un piatto unico e completo, perché abbiamo sia i carboidrati che le proteine, e in più è molto molto goloso. È avanzato l'uovo con latte, quindi lo andiamo a versare di sopra, non si butta via mai nulla in cucina. Altra mozzarella e abbondante parmigiano, perché sarà questo che aiuterà a far formare una bella crosticina sulla superficie. E cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti. La superficie si deve dorare. Mi scuso per non aver ripreso le fette. Mi scuso per non aver ripreso le fette nel dettaglio, ma ti devo dire la verità. Avevo troppa voglia di mangiarlo ed il video è passato in secondo piano. Ma spero che da queste riprese tu possa renderti conto di quanto era buono. Il mio consiglio è quello di provarlo.